guardi? Niente, perché sei bella. La timidezza aveva contraddistinto il mio carattere fin da quando ero piccola. E sentire quella, dalla voce di mia madre un complimento simile mi recava un poco disagio. Grazie, le risposi sorridendole dall'altra parte della scrivania in ufficio. Era passato qualche mese da quando lo avevo lasciato. Provavo una meravigliosa sensazione di libertà. Mi sentivo di nuovo me stessa, allegra, felice, spontanea, senza dovermi preoccupare di dover più nascondere niente alla mia famiglia né di doverla proteggere da quell'essere. Era per questo nuovo stato d'animo che mamma mi vedeva così, radiosa, serena, di nuovo felice. Ero tornata ad essere la Nunzia di sempre. 31 anni, capelli castani, scuri, lunghi, occhi verdi, a volte blu, come dice mia sorella Rosaria. Fu in una di quelle sere trascorse in discoteca con gli amici che lo conobbi. La Mela, lo storico club di Via dei Mille. Fu lì che lo incontrai, uno sguardo, un sorriso, e mi conquistò col suo fare dolce, garbato. Sembrava un ragazzo di buona famiglia, come amano dire le mamme in questi casi, no? E fin dal primo istante parve essere fulminato da me. Io ero contenta. A poco mi affezionai. Cresceva un sentimento sincero di giorno in giorno dentro di me. Pensavo che non l'avrei mai lasciato, che sarebbe stato l'uomo della mia vita. Non era così. Quell'incubo, incubo, durò 5 anni, fino a quando... Nunzia, scusa, ma perché non la togli da quella borsa da sotto la scrivania? Come fai a lavorare con quel fastidio sotto i piedi? Io e Rosaria eravamo più di due sorelle. Avevamo solo 16 mesi di differenza, io ero nata prima, ma tutti ci vedevano quasi come gemelle, sempre insieme, sempre unite, sempre a raccontarci tutto. Andavamo, come si dice, d'amore e d'accordo. L'una avrebbe difeso l'altra a costo di qualunque sacrificio. Mi prendeva in giro mentre lavoravamo in ufficio perché tenevo sotto il tavolo un borsone con la mia tuta da sub, insieme con i souvenir portati a casa da tutto il mondo, specie dai posti di mare. Il mare, la mia passione. Di posti ne abbiamo visti tanti: Messico, California, Cuba, Egitto, Florida, Caraibi. La vedo ancora lì la mia scrivania, al primo piano del nostro negozio. Lì ci sono gli uffici amministrativi, ma io ci ho messo una palestra, fai da te. Lo so, sono sportiva, me lo dicono sempre mia madre e mia sorella. Che ci posso fare se tengo la cura del fisico? Ho sempre pensato che sta bene il corpo, sta bene anche la mente, come dicevano i latini, no? D'altronde, mens sana in corpore sano. E così, tra scatoloni, faldoni di pratiche e fatture, avevo sistemato i pesi, una panca e la mia cyclette. Erano i miei amici, quelli inseparabili. Senza di loro la mia giornata non avrebbe avuto senso. Madonna, Nunzia, tu tieni degli addominali incredibili, è bello che non hai un filo di pancia, ma come fai? Le mie amiche si stupivano, considerato il fatto che mangiavo e come se mangiavo. Il trucco? Semplice. Mi prendevo cura di me stessa. E avrei voluto che anche qualcun altro se ne prendesse cura. Ai miei genitori lui non era mai piaciuto. Ricordo un giorno che si presentò, come sempre all'improvviso, fuori dal negozio. Avvicinò mia madre con la scusa di volerla aiutare con le borse della spesa. Ma era una scusa, appunto. Voleva solo ingraziarsi lei e mio padre. E quasi quasi c'era riuscito. Ma poi tutto cambiò, o meglio, fu lui a cambiare, a rivelarsi diverso dal ragazzo gentile che avevo conosciuto. Quando me ne accorsi cominciarono le sue minacce, i pianti, le telefonate, i pedinamenti. Era diventato un vero e proprio stalker. Un giorno arrivò a dirmi che se non fossimo tornati insieme sarebbe venuto a sfasciare la sede della nostra azienda. Perciò decisi di non dire niente a loro, di proteggerli, di preservarli da quell'incubo nel quale invece io continuavo a vivere. Devi dirmi dov'è tua sorella. Io non posso vivere senza di lei. Dimmi dov'è, ti prego. Rosaria era come imbambolata all'ingresso dell'Heracles, la palestra in via Cappella Vecchia, dove avevamo deciso di trasferirsi dopo che lui aveva scoperto quella che frequentavamo prima. Mia sorella invano provò a mentire, ma quell'uomo con il viso solcato dalle lacrime la impietosì e lasciò che entrasse nello spogliatoio dove mi ero nascosta perché lui potesse parlarmi. Stringeva tra le mani un grosso mazzo di rose rosse. E senza curarsi della presenza di altre persone, si inginocchiò ai miei piedi e singhiozzando mi chiese perdono. E fu allora che caddi nel suo tranello e mi lasciai convincere delle sue buone intenzioni, certa che in breve tempo sarebbe tornato quello di una volta, quello di prima. Ma non fu così, ricominciarono la gelosia, i tormenti, le angosce, le botte, le violenze psicologiche, le telefonate interminabili a ogni ora del giorno e della notte. E non so come trovai il coraggio di lasciarlo. Ancora una volta. 2 novembre 2003. È sera. Mi mancano i miei amici, i miei vecchi compagni di scuola, quelli della ragioneria a Calasanzio, al largo Donna Regina. E
È lì che ho frequentato le superiori. Stasera li rivedo i miei ex compagni di classe. Ci siamo sempre tanto divertiti insieme. Per il ponte di ogni santi abbiamo organizzato una cena, una sorta di come eravamo, di quelli che si fanno quando si è arrivati oltre i 40. Ma noi invece l'abbiamo voluto organizzare prima, sta rimpatriata. E provo la stessa sensazione della vacanza fatta ad agosto a Palma de Mallorca. È come se li dovessi salutare per sempre. Vabbè, ma forse è solo un brutto pensiero che mi passa per la mente. Appunto, passerà. I brutti pensieri passano sempre. Mamma me lo diceva quando ero bambina. Ora sono una donna e non posso farmi impressionare da una sensazione. 14 novembre 2003. Stasera abbiamo deciso di starcene da sole, una serata tra donne. Ce ne andiamo a ballare, io, Rosaria e altre due amiche, come sempre, unite. Mamma, che mi metto? La domanda era di rito, mia madre sapeva bene che ogni volta le toccava il giudizio sul mio abbigliamento, e quello di Rosaria, ovvio. E certo, come tutte le mamme, qualsiasi cosa indossassi, pure un saio avrebbe detto che mi stava alla perfezione. Che dici degli stivali neri coi pantaloni? Il suo sorriso e un cenno col capo mi facevano capire il suo assenso. Mentre finisco di vestirmi, scopro che Rosaria non verrà con noi perché non si sente bene. Vabbè, dai, la lascio stare, penso tra me e me. Poverina, tra lavoro, palestra, mille cose da fare, ha diritto di riposarsi almeno una sera, o no? Esco con l'auto. Prima andiamo a prendere un'amica. Siamo in un vialetto in un parco privato di Posillipo. Io sono in macchina con altre due amiche. Qualcuno dall'alto mi vede. Qualcuno che avrebbe potuto forse salvarmi dalla brutalità di chi mi ha seguita fin là. Ed ora è silenzio. Sono sola, distesa in una pozza di sangue. Solo un mese prima gli avevo scritto una lettera. Lasciami vivere. Prova a essere spinto a terra dalla Vespa, a essere trascinato per i capelli per strada e sulle scale di casa fino al terzo piano, ad avere un morso sul naso mentre ti tappano la bocca fino a non farti respirare e vedere la morte. 31 anni, capelli castani, lunghi e mossi. Occhi blu. È così che i miei nipoti vedono la loro zia. La mia immagine è ovunque, in ufficio. Ognuno l'ha messa come sfondo sul desktop del proprio PC. Mamma, ma dov'è zia? Quando viene? Ci manca. Hanno 3 e 6 anni i miei nipoti. È fuori, con i bimbi poveri che non hanno né mamma né papà. Mica può lasciarli soli, no? Rosaria gli risponde così ai suoi figli, a cui mostra la mia tessera UNICEF. Mentre i miei occhi blu sorridono lassù, da qualche parte, ai miei adorati bambini poveri.